Onorevole, due giorni importanti per parlare di economia della cultura. Oserei dire che sono delle parole importanti per economia, cultura, che qualcuno dice che si mangia anche con questo. Io non ho mai amato le celebrazioni perché il rischio di fare solo retorica è altissimo. E ho pensato di organizzare proprio in coincidenza con uno degli anniversari più importanti dell'Europa, che cadeva appunto il 9 maggio, questa due giorni di riflessione condivisa e di promozione su quello che l'Europa oggi suggerisce, proponendo non solo appunto la promozione dell'anno europeo del patrimonio, ma proponendo strumenti, opportunità di finanziamento dentro una grande idea, quella della declinazione del diritto alla memoria con una visione appunto moderna e innovativa, ripartire dalla storia che non è solo quella del patrimonio materiale, ma è anche lo straordinario valore del patrimonio immateriale collegato allo stesso. Mi spiego meglio. Il capitale umano, il capitale sociale che ha generato questa straordinaria ricchezza oggi deve essere appunto rivalorizzato offrendo la sua storia alle giovani generazioni. Invocare lavoro non basta, e io aggiungo, non serve più. Bisogna che la politica sia sempre più aderente ai territori, ne colga le opportunità, le risorse e le offra in un circuito molto ampio. In questi due giorni noi abbiamo messo a confronto esperienze vere di nuova e buona economia culturale che si sono già realizzate nel nostro paese, nel Mezzogiorno d'Italia, ma anche e soprattutto nella nostra regione. Esperienze che devono essere appunto consolidate perché diventino per davvero uno spaccato nuovo, interessante, ricco di opportunità dentro uno spazio incredibile che è appunto quello dell'economia culturale, che collega passato e quindi testimonianze anche alle nuove economie, penso all'economia digitale, penso come dire all'automatizzazione, penso come dire alle tante grandi piattaforme che oggi possono essere pensate ed utilizzate per creare appunto una nuova idea di economia sostenibile ed inclusiva e soprattutto tante e buone opportunità di lavoro. Barletta, Castello, Ordona, Scavi, Museo, insomma è quello che è una realtà della nostra capitanata, della nostra Puglia. E sono opportunità per i giovani, opportunità di lavoro, soprattutto perché comunque c'è anche la maniera di mettersi insieme. Ci sono tante realtà, come in questi giorni è venuto fuori dai due incontri, che io oserei dire l'unione fa la forza e soprattutto crea anche opportunità di lavoro e continuativo, visto che noi abbiamo tante belle realtà da poter far vedere al resto d'Europa. Certo, l'Europa ha consegnato alcune visioni, alcune narrazioni, per esempio definendo la grande area della macro regione ionico-adriatica, un palcoscenico straordinario, che tiene dentro buona parte del Mezzogiorno d'Italia, che guarda i Balcani, che guarda il nord dell'Africa, un palcoscenico immenso, ricco di storia, di tradizioni, di vite, no, consumate nel tempo che oggi hanno lasciato una traccia importante. Fare di questo palcoscenico la più grande piattaforma di crescita e di sviluppo. Ma per fare questo bisogna costruire sinergie, connessioni con il sistema d'impresa, con le altre nostre grandi industrie, penso all'industria della terra, ma penso anche all'industria del mare. Insomma, fare del nord della Puglia una grande piattaforma, un hub per far esplodere questa nuova economia che superi i confini geograficamente stabiliti. Siamo in un mondo globalizzato, non possiamo e non dobbiamo essere gelosi
del nostro piccolo, anzi lo dobbiamo mettere a disposizione in un grande appunto palcoscenico con tanti altri piccoli, e così Erdonia potrà diventare per davvero un'occasione straordinaria di sviluppo, in una visione di turismo che cambia. Oggi non esiste più il turismo morti e fuggi, o non esiste più solo il turismo balneare. Esiste la voglia di viaggiare, di essere viaggiatore, di fermarsi nei posti, di conoscere la storia, le trame anche individuali, di apprezzare i profumi, no? Le abitudini di vita, i nostri antichi stili di vita che oggi hanno un mercato nell'intero continente, ma anche in una piattaforma sempre più globalizzata. E allora perché attardarsi su un'idea di sviluppo che ormai ha dimostrato tutti i suoi limiti e forse anche qualche contraddizione, dal consumo di suolo all'inquinamento, alla produzione di manufatti che oggi pongono il tema dello smaltimento, del riuso. Pensiamo invece all'impatto ambientale, a valorizzare i nostri panorami, le nostre radici, la nostra cultura del buon cibo, la nostra cultura del bere, la nostra cultura della convivialità, che parta da questo territorio una New Deal di, come dire, che ci porti a capire il valore strategico della convivialità delle differenze. Lo diceva un grande uomo, probabilmente santo, Don Tonino Bello. Mettere a confronto le differenze comporta il reciproco riconoscimento e quindi fa crescere la coesione sociale, fa crescere il senso di comunità. Sarebbe bello qui, per esempio, Ordona, sviluppare un sistema di accoglienza diffuso, non l'albergo con le 100 camere che appartiene ad una vecchia tipologia di recettività che ormai è fuori moda, ma quella ricettività diffusa, no? Con, diciamo, le famiglie che ospitano altre famiglie e alle quali offrono pezzi di storia, pezzi di tradizione, la buona tavola, il buon vino, le nostre canzoni popolari. Sarebbe straordinario, fantastico, ma non solo in una rappresentazione iconografica, sarebbe il risultato per davvero dell'apertura di uno spazio economico di lavoro, per me molto importante. Ecco, a chiusura, il valore dell'Europa e quindi gli aiuti bisogna saperli anche chiedere, altrimenti si va spesso a perdere quelle occasioni, quelle opportunità che creano anche lavoro. L'Europa mette a disposizione strumenti. Uno, la dichiarazione del 2018, anno del patrimonio culturale, che ha un significato, un senso, una prospettiva, cioè l'Europa mette al centro la cultura nei tanti, diciamo, segmenti di probabile crescita e sviluppo. L'Europa offre risorse economiche importanti con i suoi bandi diretti, Europa Creativa, e lo stesso Erasmus Plus, che consente la mobilità di migliaia e migliaia di ragazzi che viaggiano, che studiano, che frequentano, come dire, altri pezzi di storia o di futuro e che da questo viaggiare possono portare a casa, no? Esperienze nuove, forti, che a loro volta generano nuove economie e nuovo lavoro. Horizon 2020, sono tanti i bandi che l'Europa mette a disposizione, anche le risorse trasferite agli Stati, i PON, i POR regionali, cioè, voglio dire, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Più è ambizioso il progetto e più cresce nella considerazione di chi questi progetti è chiamato a valutare e a considerare. Non possiamo più pensare al progetto di Orduna o di Barletta, dobbiamo mettere in rete i territori, spingerci anche un po' al di là, no, dei tradizionali confini geografici e guardare alle altre regioni confinanti, la Basilicata, penso per esempio a Venosa con le catombe ebraiche, che è un patrimonio dell'umanità, voglio dire, no? Mettere in rete queste cose in un palcoscenico che può accogliere migliaia e migliaia e migliaia di viaggiatori. E quindi non solo il mercato esterno, ma anche il mercato interno può essere rivalorizzato e rivalutato.
Una giornata in meno al mare, una giornata in più, no? In un museo, cambia la vita, la cambia in meglio.